nostra città vive questa giornata con grande importanza, soprattutto perché l'abbiamo anticipata nella storia. Prima del 25 aprile ci sono state le quattro giornate di Napoli del 43, quindi noi un anno e mezzo prima del 25 aprile ci siamo liberati come popolo da solo dall'oppressione nazifascista. Quindi questa città ha nel sangue i valori di democrazia, di libertà, di uguaglianza e di giustizia. Questo giorno però non è solo per ricordare, perché altrimenti uno si accorge dell'assenza della libertà quando la libertà non l'hai più. Questo è un giorno per continuare a resistere contro le nuove violenze, i nuovi autoritarismi, contro le ingiustizie che sono ancora molto forti e in favore dell'attuazione della Costituzione, perché dopo tanti anni questa Costituzione sì, la si sta difendendo, qualche volta scricchiola, qualche volta sembra che riparte, ma ancora bisogna attuarla in pieno e questa città sta facendo il massimo per farlo, una città dove i valori costituzionali si avvertono ogni giorno. Io posso portarvi la testimonianza di 7 anni di sindaco, quindi che ho girato davvero la città da nord a sud, da est a ovest e nel cuore della città, e i giovani fanno tantissimo per difendere e attuare la Costituzione. Questa è una città profondamente antifascista e dove i valori costituzionali sono forti. Quindi ritengo che anche nelle scuole si sia fatto molto. Guardate, basta vedere le quattro giornate di Napoli. Io quando sono diventato sindaco c'era sì e no una cerimonia nel giorno principale delle quattro giornate, il 28 settembre, e poi non si faceva più niente. L'ultimo anno per 40 giorni ci sono state iniziative in tutta la città e tra i principali protagonisti delle iniziative erano proprio i ragazzi, gli studenti e i giovani, quindi io credo che questa città è molto viva da questo punto di vista.